l'ultima vera battaglia che affronterò. Vivi e muori in questo giorno. Vivi e muori in questo giorno. Ce la faremo. Sai, non l'ho detto quando Krakauer ci ha chiesto perché scaliamo l'Everest. Ma la verità è che a casa mi sento sempre incompleto, sempre depresso. Ma quando scalo una montagna qualunque è una cura. Mi sento rinascere. Quindi sei felice ora? No, comincio a dubitarne. Questa è sofferenza. Sì. Sofferenza pura. L'esperienza è puro dolore. Come stai, amore? Credo di essere un'ipotermia. Vorrei riuscire a farti stare meglio. Sara? Sì, Sara sta bene. La chiamerai così per me? Sì, lo farò. Non credo che riuscirò a vederla. Mi dispiace, Sara. Sì. Se qualcuno può farcela, quello sei tu. Ti ricordi? Sì. Ti prego, non preoccuparti troppo. Troppa competizione, Anatoly. Non deve esserci competizione tra persone. C'è solo competizione tra ogni persona e questa montagna. Ecco, è l'ultima parola. Spetta sempre alla montagna. Le montagne non hanno né comportamenti né sentimenti umani. Ma vi è latente un'intrinseca pericolosità della montagna, che si accentua per le condizioni meteo, per i cambiamenti climatici in atto che accelerano fenomeni negativi e anche per l'inettitudine di parte degli alpinisti che l'affrontano. Il campionato estivo assomma le solite storie: persone senza giusta attrezzatura, chi sale in orari sbagliati, persino il caso opportunamente filmato di gente sul ghiacciaio che non viaggiava, legata e incordata fra i crepacci. Così come quest'anno, basti pensare al Monte Cervino, che di morti ne conta ogni anno, ci sono state montagne che hanno avuto una livrea estiva proprio per il mantempo che porta gelo e neve in quota. Questo accentua, al di là dei dati finali che avremo, la negatività delle cifre, che vanno comunque registrate in un perimetro di salita in parte ridotto. Ma è vero appunto che su tutti i massicci, comunque sia, si sono contati morti, spesso per questioni banali, dovute ad uno scivolone o ad una scarica di sassi, talvolta perché emergono nuovi sport, come la tuta alare, in cui basta un batter di ciglia per finire male. Anche questo fa statistica, come i troppi interventi di soccorso alpino svolti a lieto fine, che dimostrano come molti affrontino con sufficienza le scalate. confidando ormai sull'efficacia dell'azione delle guide con l'ausilio dell'elicottero. Sembra sempre strano e difficile da spiegare a chi sia completamente a digiuno di montagna, come possa essere possibile che l'estate possa essere così foriera di incidenti. E invece chi conosce l'ambiente alpino sa che questa è una caratteristica delle alte quote. Mentre nel fondovalle, a pochi chilometri di distanza, si sta sereni e tranquilli, lassù in un abufero o per qualche altro evento naturale, si rischia o persino si perde la vita. Fa parte delle regole del gioco ed è per questo che, per non affidarsi troppo all'azzardo, certe regole non vanno sfidate, aumentando così i rischi. E a questo punto volevo lasciare un messaggio, volevo dire che la montagna è una delle cose, è uno dei paesaggi più belli che esistono, a mio parere, che ci siano. La montagna è stupenda, quando si va in estate o anche in inverno. In montagna è tutto completamente diverso, la vita è diversa, e si sta davvero bene, si sta davvero tranquilli, l'aria è pulita, e ci si diverte veramente un sacco, ma comunque la montagna è da non sottovalutare, perché i pericoli ci sono presenti e sappiamo bene quanto possano essere gravi per la nostra salute, per la nostra incolumità. Comunque, nonostante ciò, la montagna rimane, a mio parere, il paesaggio, il posto più bello in assoluto.